saranno a Settimo Torinese e Castello d'Annone i due centri di prima accoglienza del Piemonte. Una scelta proposta dalla Regione che dovrebbe essere assunta poi dal Ministero degli Interni. Oltre all'hub di Castello d'Annone, che dovrà comunque subire lavori di adeguamento e una bonifica degli edifici, anche il centro polifunzionale della Croce Rossa di Settimo Torinese dovrebbe essere adibito a centro di prima accoglienza in modo strutturale. Una decisione che dalla Regione definiscono necessaria, vista anche la dismissione della tendopoli di Settimo entro il 31 ottobre. Naturalmente sono ancora necessari degli adeguamenti delle strutture che porteranno ad avere nel sistema di accoglienza piemontese due punti di riferimento per il territorio regionale settentrionale e meridionale in un'ottica continuativa. D'altra parte arrivano nuovi dati. I migranti presenti in Piemonte al 5 ottobre erano 6.489, ripartiti tra le diverse province: 2.271 in provincia di Torino, 837 in quella di Alessandria, 511 ad Asti, 384 a Biella, 1.026 a Cuneo, 716 a Novara, 333 nel VCO, 411 a Vercelli. Le strutture che si occupano dell'accoglienza su tutto il territorio regionale sono 316. Un'ultima questione che sta emergendo in queste settimane e che dovremo comprendere quanto dovrà essere inserita nella programmazione della ripartizione delle quote regionali è quella degli arrivi di richiedenti asilo via terra. Attualmente alcuni di loro, un numero inferiore al centinaio, risultano essere presenti nelle città di Torino e di Biella, ha detto Monica Cerutti, l'assessore all'immigrazione della Regione Piemonte. La regione stessa intanto si sta muovendo per creare una macro-regione europea per gestire l'accoglienza dei migranti, insieme alla Provenza, con un programma e progetti condivisi. La collaborazione tra Piemonte e Provenza, Alpi Francese e Costa Azzurra sarà fattiva e comincerà dal reciproco scambio di tutte quelle informazioni che potranno essere utili a tracciare un modello comune da seguire nella gestione dei migranti in arrivo. È stato previsto anche un incontro e un momento di confronto tra funzionari delle due amministrazioni, un percorso che dovrà necessariamente coinvolgere anche amministrazioni amministratori e funzionari di altri territori regionali confinanti.